Buonasera a tutti, io sono Feliciano Dell'Amore, presidente di Univoca e do il benvenuto a tutti i presenti, ovviamente, e all'associazione Mio Mao, l'associazione del Museo d'Arte Orientale. Quindi questa iniziativa rientra nella sesta edizione della Settimana della Cultura che Univoca ogni anno propone, coinvolgendo tutte le associazioni aderenti. Ecco, io ora passo la parola al presidente dell'associazione Mio Mao che darà inizio ai lavori. Buonasera a Buonasera. tutti, sono Salvatore Raffaele e come diceva il presidente di Univoca sono il rappresentante presidente dell'Associazione Volontari Mio Mao, volontari per il Museo d'Arte Orientale di Torino. Siamo un'associazione abbastanza giovane, nata nel 2017 e siamo la parte operativa di un'associazione di cittadini nata 4 anni prima. Per sostenere il Museo d'Arte Orientale all'interno di un quartiere importante per Torino, che è il Quadrilatero Romano. Il Museo d'Arte Orientale è in un bellissimo palazzo, è un palazzo d'epoca, il Palazzo Mazzonis, e quindi noi volontari diamo una mano per quelle che sono le mostre temporanee che ci sono all'interno del museo. Siamo nati, appunto, come dicevo, nel 2017 e abbiamo partecipato a due mostre e un pezzo, nel senso che il pezzo è stata la mostra interrotta per l'emergenza pandemica dell'inizio dell'anno. Ringraziamo Univoca per l'occasione che ci ha dati di far parte della settimana della cultura e abbiamo pensato di fare una chiacchierata con il direttore del MAO, Marco Guglielminotti Trivel, e di presentare o seguire uno dei laboratori del MAO che sarà presentato da Eva Morando, che è presente, che ringrazio per la partecipazione. Possiamo cominciare questa intervista? È una chiacchierata un po' informale. Il direttore ci ha aperto il museo e abbiamo fatto queste domande in ambienti all'interno del MAO. Siamo ospiti del Museo d'Arte Orientale di Torino in compagnia di Marco Guglielminotti Trivel, che ne è il direttore dal 2018. Il museo è nato nel 2008, il direttore ne è stato uno degli artefici e prima si occupava delle collezioni dell'Arte Orientale. La domanda con cui iniziamo questa chiacchierata è: come mai a Torino un museo d'arte orientale? Qual è l'interesse della città per queste collezioni di arte delle arti dell'arte orientale? Sicuramente, se uno pensa all'Asia, all'Oriente, ai rapporti con l'Oriente, le prime città che vengono in mente in Italia sono Venezia, Genova, non Torino, anche se Torino in verità ha avuto e ha tuttora, insomma, una tradizione di studi orientalistici molto importante. Pensiamo al Dipartimento di Indologia dell'Università, pensiamo al CESMEO, quel centro studi che purtroppo pochi anni fa è stato chiuso, e se andiamo ancora più a ritroso nel tempo, beh, siamo Torino, una città reale, no? Quindi, come tutte le corti europee del 1600 in poi, questo così, interesse per l'Oriente in generale è molto forte, quindi chinoiserie prima, giapponismo poi, se noi giriamo per le residenze reali del Piemonte troveremo quasi sempre un gabinetto cinese o comunque degli ambienti all'orientale. E ovviamente si è anche creato un nucleo di patrimonio di arte orientale anche per tutti questi interessi.
E quando nasce questa cosa esattamente, appunto, non è chiaro, è chiaro che è una questione storicamente determinata, che però confluisce poi, appunto, agli inizi del nuovo millennio, in quel clima generale di passaggio della città, da città industriale a città culturale. E quindi il Mao si inserisce proprio bene in quest'ottica. Grazie agli sforzi congiunti della città di Torino, della regione Piemonte e delle fondazioni bancarie, che hanno supportato appunto il progetto, nasce, si riesce a radunare in un unico luogo il patrimonio orientale, di arte orientale di un territorio intero. E che possiamo quindi poi proporre ai nostri visitatori. In questo contesto noi abbiamo appunto nel Museo d'Arte Orientale, noi ci troviamo qui in quello che era il cortile originario di questo bel palazzo storico nel centro di Torino, e che è stato coperto con questa struttura vetrata, e sono stati creati due giardini su ispirazione giapponese, uno in questo giardino umido e un altro di fronte a noi invece giardino secco. Poi proseguendo per qui teniamo mostre temporanee di ogni genere, piano terra e varie altre attività, poi salendo gli altri quattro piani che compongono il museo abbiamo cinque gallerie che corrispondono ad altrettante aree culturali e artistiche dell'Asia. Quindi si comincia con l'Asia meridionale, praticamente il subcontinente indiano e il sud-est asiatico, proseguiamo con la Cina, Giappone, paesi malaiani e paesi islamici dell'Asia. E in ognuna di queste sezioni, diciamo, cerca di presentare queste culture e le loro manifestazioni artistiche nel modo migliore, con degli oggetti di grande impatto estetico e di grande valore storico-artistico che appunto accompagnano il visitatore nella scoperta di mondi altri. Questa è più che una domanda, una riflessione. I musei sono un'istituzione che ha più o meno 200 anni. E sempre più negli ultimi decenni si sono aperti musei di arte applicata, non la moda come esempio. Quindi il museo potrebbe rappresentare più che il passato, la contemporaneità e proiettarsi verso il futuro con degli apprendimenti per i cittadini e per i luoghi dove i musei risiedono. In questo senso il Mao ha una prospettiva interessante, perché la multiculturalità presente nelle collezioni è importante in una società in trasformazione, soprattutto in un ambiente come Torino. Certo, ma sì, in verità la multiculturalità è comunque stato uno dei motori alla base anche della creazione di questo museo, perché Torino, che stava diventando sempre più, di fatto, come tante grandi città in Italia, sempre più multietnica e multiculturale, ovviamente il Mao si poneva e si pone tuttora come un punto di contatto, appunto, tra i torinesi di lunga data e i nuovi cittadini di Torino. Quindi una delle riflessioni sicuramente da parte di chi, dei creatori di questo museo, è stata anche questa, quindi è proprio uno dei fondamenti del museo. E in effetti diciamo che il museo serve a questo scopo oggettivamente, perché noi come appunto noi cittadini, noi italiani da lunghissime generazioni, possiamo venire qui a ammirare culture altre e magari cominciare a comprenderle, cominciare a anche ad apprezzarle. D'altro canto gli stessi nuovi cittadini o comunque residenti provenienti dall'Asia possono venire in questo museo e ritrovare un pochino le proprie radici, da un lato. Dall'altro magari non sentirsi così alieni, perché comunque vengono qui e sanno che ci sono delle persone che apprezzano queste opere, che le curano, e ci sono persone che apprezzano il fatto di poterle venire a visitare.
e addirittura anche persone che non vengono dall'Europa o dall'Asia possono trovare comunque qui un luogo di dialogo, di tolleranza, dove appunto convivono diverse religioni, diverse credenze, e quindi diciamo che questo è un pochino lo strumento, diciamo, le cose importanti per poi riuscire davvero a creare un clima di integrazione, che non vuol dire annullamento delle differenze, anzi vuol dire mantenimento delle differenze con il loro apprezzamento da entrambe le parti. E quindi speriamo che appunto questo museo sempre più, anche ovviamente con le attività divulgative, didattiche, laboratoriche, anche con appunto enti, istituzioni, cittadini, gruppi di cittadini di altri paesi del mondo, riesca appunto sempre più a creare questo clima di multiculturalità e di integrazione. In occasione di questa breve visita al MAU, di questa chiacchierata con il direttore, la offre la Settimana della Cultura di Univoca. Univoca è una rete di associazioni di volontariato che quest'anno compie 30 anni nella regione Piemonte. E da alcuni anni è presente all'interno delle mostre temporanee del MAU, l'associazione di volontariato di MAU. Le chiedo che significato ha il volontariato all'interno di un museo e come il direttore o insomma, l'istituzione si confronta con questa possibilità di presenza del volontariato all'interno di un museo. Certo, le possibilità di collaborazione con un'associazione, tra l'altro in questo caso proprio dedicata al museo stesso, della quale sono molto onorato, e sono molteplici, numerosi, infinite, ma quello che mi interessa più di questa domanda è il rapporto, no, che si instaura un po' tra l'associazione e l'ente, o più in particolare magari con il direttore stesso, come è stato detto. Ma allora, secondo me c'è un rapporto, si instaura un rapporto che è fiduciario, che possiamo in qualche modo, adesso esagero forse, ma comunque paragonare a una sorta di amicizia. Mi spiego meglio, magari senza passare come cinico, ma riducendo all'osso quelli che sono i rapporti all'interno di una istituzione, che sia museo o di altro tipo, ovviamente i rapporti, cioè il datore di lavoro, i lavoratori, eccetera, ci sono sempre comunque delle dinamiche, dei rapporti di tipo economico, dove appunto il salario che io prendo sono poi fondamentali per il fatto di fare, non fare, come fare le cose. Quindi, al di là del fatto che possano esserci altre persone qui nel museo che come me sono appassionate di Oriente o che abbiano a cuore appunto le opere, la loro divulgazione, i visitatori, quello che pensano e tutto quanto, però comunque c'è sempre un rapporto, diciamo, di tipo economico. E allora l'associazione di volontariato, entrando in questo sistema, crea un po' di scompiglio, crea un elemento nuovo, che è proprio quell'elemento per cui voi siete quelli che fate queste cose perché volete farlo, cioè non avete degli altri motivi di tipo plenare, cosa è proprio una dedizione, e questo ovviamente per voi è un grosso impegno e noi ce ne rendiamo conto, d'altro canto è qualcosa che vi dà una libertà di decidere, di dire questo ci piace, questo non ci piace, io lo farei in un altro modo, oppure appunto dire no, guarda, proprio volentieri, ma non riusciamo con le forze che abbiamo in campo, per cui si crea davvero un rapporto anche per il quale voi potete anche, rispetto al direttore, potete anche criticare, ma questa critica da me non viene recepita come cercare di abbassare il livello di quello che uno fa, ma proprio come le critiche degli amici che ogni tanto lo fanno per, come dire, perché tu migliori, perché tu capisca certe situazioni che magari. Quindi direi che appunto potrebbe essere considerato uno specchio proprio, nel quale uno può riflettersi senza che ci siano interferenze di tipo appunto di altro genere. E poi ovviamente il fatto che voi siate qui presenti, viviate anche il museo nella sua quotidianità molto spesso,
è un modo per conoscerci sempre meglio e trovare sempre nuove strade di collaborazione. Chiudiamo questa breve conversazione con l'attualità. No. Le mascherine sono ovviamente la testimonianza del periodo che stiamo vivendo. Quindi le chiedo, nel periodo di chiusura del museo, nella necessità di far sì che le persone non si allontanino dalla realtà del MAO, e quindi che cosa avete costruito e che apprendimenti avete avuto da questo periodo, e quindi nel futuro come prevedete di mettere insieme, diciamo, l'online con l'offline, insomma, per così dire. Sì, ovviamente come molte altre istituzioni questa situazione ci ha colto un po' impreparati, per cui ci siamo aggiustati un po' come riuscivamo, anche relativamente alle limitazioni ovviamente di tante cose, di spostamenti e tutto altro. Ci siamo molto, abbiamo puntato come tanti altri musei ovviamente sui social media, sul web, abbiamo creato molti video, molte iniziative, anche laboratori appunto a distanza, presentazioni di mostre future, di mostre o ricordando mostre passate, insomma abbiamo fatto diverse cose, anche visite guidate da remoto, insomma, anche se con mezzi piuttosto di fortuna, insomma. Adesso ci stiamo organizzando un pochino meglio, ovviamente in maniera un pochino più strutturata, e proprio in questi mesi si sta lavorando per nuovi progetti, soprattutto che riguardano la didattica, non solo del MAO, ma un po' della Fondazione Torino Musei in generale, che saranno proprio anche di tipo innovativo. Quando è l'esperienza? Dunque, secondo me la situazione è questa: già prima di questa pandemia, l'idea del museo come quella torre d'avorio, no, fatta per pochi eletti, si stava già sgretolando. E questo Covid ha dato un'accelerata a questo processo, secondo me. Cioè, una volta immaginavi il direttore, il conservatore, voglio dire, le volte in maniera autoreferenziale stavano nel loro museo, facevano le loro cose, anche magari con un po' di distacco rispetto al resto del mondo, anche qualche volta con attenzione. E invece tutto questo adesso sta cambiando totalmente, tant'è che anch'io durante il periodo della pandemia e anche dopo della chiusura forzata che abbiamo avuto, mi sono messo in gioco molto più di prima, quindi decine e decine di video dove io compaio, eccetera, e basta, appunto, non è più quell'evento, la visita col direttore, il direttore una volta era una cosa elitaria, no? Adesso chiunque abbia un collegamento internet e un dispositivo può fruire di questa cosa qui. Quindi è una cosa bellissima perché ti mette in contatto con il mondo e viceversa, il museo verso l'esterno e l'esterno verso l'interno. Bisogna soltanto cercare di calibrare bene, secondo me, in modo da non strafare, perché se uno fa troppo poi rischia che la cosa diventi banale, comune. E invece bisogna, anche per rispetto dei ruoli, delle competenze, delle professionalità, è bene che ci sia comunque l'idea che stai fruendo di un prodotto che non è quello di tante cose che circolano sul web e sui social media, che non hanno nessun controllo, ma sono prodotti che hanno una base di esperienza e di scientificità che è garantita. Quindi questo è il primo lucubrazione che mi viene da fare. L'altra cosa è sempre relativa appunto all'uso dei media, che non diventi smodato, anche perché lo scopo dell'uso di questi mezzi, nel momento in cui il museo è aperto, è comunque quello di invogliare le persone a venire a visitarci. Quindi io non credo che ci sia e che non ci sarà mai probabilmente uno strumento da remoto che permetta una fruizione dell'opera d'arte così come possiamo averla qui in questo momento, no? Non solo questo, ma anche il fatto di potersi muovere all'interno di una struttura museale, in un ambiente molto particolare. Tutte queste impressioni tutte insieme sono
un approccio generale a una sensazione che l'opera d'arte e la conoscenza di questi oggetti ti può dare. Per cui per noi, cioè tipo generazione nostra, è che siamo cresciuti, ci siamo formati sul reale, sulle cose oggettive, e per me come archeologo ovviamente di formazione questa è la realtà e questo è quello che mi piace, che mi interessa. Per noi è scontato, per i giovani forse non lo è così tanto, perché loro sono cresciuti, soprattutto le ultime generazioni, nel digitale. Quindi questo, il fatto di poter riuscire a calibrare le iniziative che si fanno in modo che comunque ci sia sempre l'idea di invogliare, per far venire le persone, è secondo me la difficoltà anche di questo periodo di non esagerare. E anche perché appunto secondo me questa l'esperienza avvolgente di un museo e appunto le stesse opere secondo me sono delle, vivono, continuano a vivere anche se sono musealizzate, del rapporto con il pubblico, con i visitatori, e noi non vogliamo che questo rapporto venga meno, quindi guardate pure questo video, questa registrazione, questo schermo, però tenete conto che poi se venite qui è tutta un'altra cosa. C'è un problema delle emozioni che dovrà darti. È un problema di emozioni, è un problema che uno, sì, noi diciamo lo vediamo solo e ascoltiamo solo, no, è tutta una questione di ambiente, una questione di aura, se vogliamo dire, che si può percepire. Dunque, venite a trovarci, grazie. Ringraziamo ancora il direttore del Museo d'Arte Mentale di Torino e soprattutto sottolineo, lo ringrazio perché oggi è domenica, registriamo questa chiacchierata una domenica mattina di settembre. Beh, ma questo è un piacere perché appunto non è una cosa imposta, è una cosa, come dicevo prima, relativa al rapporto che ci lega. Cioè, voi state facendo uno sforzo enorme verso il museo. Se io non metto neanche in ballo una mia domenica, tanto l'alternativa sarebbe stare a casa a lavorare. Grazie. Meglio essere qui. Grazie, grazie mille. Grazie. Spero che non vi siate annoiati, credo che il racconto è stato interessante, anche la panoramica sulle ricche collezioni del Museo d'Arte Orientale possa far venire la curiosità di andare a visitare il museo. Passerei adesso la parola a Eva Morando, che si occupa dei servizi didattici della Fondazione Torino Musei, in particolare del Museo d'Arte Orientale. Lei ci racconterà cosa hanno fatto, cosa facevano prima del lockdown, cosa hanno pensato e cosa ci si aspetta per il futuro con i servizi educativi del MAU. A te, Eva. Buonasera a tutti, sono appunto Eva Morando, mi occupo di servizi educativi al MAU, il Museo d'Arte Orientale, e prima di tutto ringrazio l'associazione e Univoca per lo spazio che ci stanno dando. Mi occupo di servizi educativi insieme alla collega che avrete modo di conoscere anche se da remoto nel video che vedremo a breve. E che cosa fanno i servizi educativi del museo? I servizi educativi del museo lavorano con interlocutori, con pubblici molto diversi tra loro. Come accennava il direttore, un ambito al quale siamo particolarmente sensibili è quello dell'intercultura, ma ovviamente abbiamo appunto tanti interlocutori diversi, lavoriamo con continuità sistematicamente con le scuole di ogni ordine e grado, con le famiglie, con gruppi di persone con disabilità, oltre che con il pubblico degli adulti. E ci lavoriamo in che modo? Ci lavoriamo con l'obiettivo di garantire alle persone che partecipano alle nostre attività un'esperienza che sia un'esperienza del museo, una fruizione del museo che sia il più possibile completa.
che coinvolga diversi livelli della persona, diverse sfere, e che sia quindi significativa e intensa, possibilmente a 360 gradi. Proponiamo delle attività che di solito comprendono una parte di visita alle collezioni, che sono molto vaste, molto ricche, che consentono tantissimi approcci tematici, e a queste visite associamo delle attività di laboratorio. Chiederei se è possibile di vedere la grafica, se possiamo condividere testa, cuore e mani. Sono tre parole che abbiamo scelto, tre parole famose, testa, cuore e mani, che abbiamo scelto perché sintetizzano secondo noi molto bene l'obiettivo delle nostre attività. Coinvolgere, ecco, questo è un piccolo materiale che abbiamo usato negli anni scorsi, e coinvolgere appunto la persona in un'esperienza del museo che coinvolga, che preveda anche l'uso delle mani, anche un'attività pratica per garantire appunto un approccio il più possibile partecipe, attivo e significativo, un'esperienza che ci auguriamo sia profonda, intensa e piacevole. Durante il periodo di chiusura del museo per l'emergenza sanitaria ovviamente non è stato possibile fare l'esperienza fisica del museo, svolgere in museo queste attività di visita con laboratorio, e quindi, come accennava il direttore, abbiamo preparato del materiale che fosse fruibile anche a distanza, e adesso vedremo un breve video che presenta una delle attività che di solito associamo alla visita alla galleria giapponese, quindi la realizzazione di origami, e non solo la presenta ma invita proprio a farla insieme, anche se purtroppo non fisicamente in museo ma magari ognuno da casa propria. Mentre parte il video, ne approfitto per dire che questo, che il video che stiamo per vedere, insieme appunto a molti altri che descrivono, presentano, invitano a fare insieme le nostre attività, sono disponibili sul canale YouTube del museo. Si accede direttamente dal sito del museo, che è www.mautorino.it, quindi potete andare lì se desiderate rivedere questo video sulla realizzazione degli origami, oppure molti altri, appunto non solo sull'attività, ma generalissimi sui contenuti del museo, sulle sue iniziative, sulle mostre temporanee. C'è un repertorio vastissimo, che è stato appunto prodotto proprio per tenere un contatto con tutto il nostro pubblico, anche nel momento in cui il museo non era accessibile fisicamente. Buongiorno a tutti, mi chiamo Mia Landi e mi occupo dei servizi educativi del Museo d'Arte Orientale di Torino. Il museo, come tutti sapete, in questo momento è chiuso e anch'io, come voi, sto a casa. Per sentirci più vicini a voi abbiamo pensato di proporvi delle attività, dei laboratori che normalmente noi facciamo in museo insieme alle scuole o alle famiglie. Quest'oggi vi propongo di realizzare l'elmo del samurai, si chiama Kabuto, e lo faremo con la tecnica degli origami. Cercate a casa una carta un po' sottile, io ho trovato la carta da pacchi. La forma deve essere quadrata, quindi io ho un foglio di 20 cm x 20 cm. Piegatelo in due sulla diagonale per avere poi un triangolo. Questo triangolo si trasformerà in questo modo in un altro quadrato. Tirate su le due alette laterali in questo modo. Quando avete fatto bene le pieghe, perché è fondamentale che ci sia un po' di precisione, ritirate su, adesso vi faccio vedere, i due spigoli. Tirate su, l'attività degli origami è quasi sempre simmetrica, quello che faccio da una parte la faccio dall'altra. Arrivati a questo punto, bisogna sempre appoggiarsi perché si fanno due pieghe per realizzare i pennacchi del nostro elmo in questo modo, quindi piego verso l'esterno di qua e di là, poi mi faccio aiutare da una matita per allargare queste due pieghe in modo tale da poter schiacciare e avere questa forma.
la forma che, ok, in questo modo, vedete, questo che l'ho realizzato, piegate sempre bene perché sennò rimane brutto. A questo punto qui in basso ci sono due spigoli, uno lo tiriamo su da questo lato, non fino in punta, ma in modo da arrivare più o meno a due dita dal vertice. Lo pieghiamo così, giriamo e pieghiamo nello stesso modo dall'altra parte. Quindi siamo a questo punto della nostra attività. Facciamo il risvolto in questo modo qua, dalla parte davanti e da quella dietro. Ci siamo quasi, è un'attività abbastanza veloce. A questo punto apriamo il nostro elmo in questo modo. Non abbiate paura se sentite dei rumori di carta, ma non si dovrebbe rompere. A questo punto tiriamo su i triangolini, gli spigoli del nostro elmo qua e poi anche dall'altra parte. La parola origami significa arte di piegare la carta ed è una arte tradizionale giapponese. Allora, avete visto che abbiamo fatto i due triangolini qui e qui. A questo punto si apre il nostro elmo e il lavoro è fatto. Potete scegliere qualsiasi tipo di carta e arrivederci e alla prossima. Questa è appunto una delle attività che proponiamo in museo e le attività di laboratorio sono ovviamente legate tematicamente, hanno delle affinità, una pertinenza con la parte di collezioni che si è visitata, con i temi che si sono trattati. Per quest'anno scolastico 2020-2021, tutto speciale, ci siamo chiesti come poter proporre le nostre attività di visita più laboratorio a tutti quelli che non possono, per motivi svariati, recarsi in museo. E quindi è partito un progetto che si chiama In Onda, è un progetto della Fondazione Torino Musei, che coinvolge tutti e tre i musei della Fondazione, Palazzo, oltre al MAO, Palazzo Madama e GAM, la Galleria Civica dell'Arte Moderna e Contemporanea, e è un progetto che consiste nella possibilità per le scuole di acquistare dei pacchetti che comprendono dei video attraverso i quali è possibile esplorare le collezioni del museo e un'attività di laboratorio che, non potendosi svolgere fisicamente in presenza in museo, si può svolgere a scuola, direttamente a scuola. O con la presenza di una persona incaricata dal museo, quindi con la presenza di un operatore, o può svolgerlo la classe da sola in collegamento da remoto con i servizi educativi del museo. Quindi abbiamo appunto questo nuovo progetto. Se si potesse andare un pochettino più in giù sulla pagina del sito, quello che vedete è il sito proprio di questo, è la pagina web proprio di questo progetto che si chiama appunto In Onda ed è possibile vedere le proposte di tutti e tre i musei. Adesso qui siamo appunto sulla parte dedicata al Museo d'Arte Orientale. Ci sono dei brevi trailer che presentano i video che sono stati realizzati e qui vedete appunto, qui è perfetto, questo punto è perfetto, grazie. Vedete appunto questi tre sulla sinistra, i tre. La possibilità di accedere a tre anteprime, sono tre percorsi che appunto descrivono le collezioni, raccontano le collezioni da un punto di vista tematico, ai quali poi è possibile appunto abbinare i laboratori. Se si scorre ancora un pochettino con la pagina, si vede che sotto c'è poi ci sono delle schede di descrizione di tutte queste attività che è possibile svolgere appunto da remoto. La sperimentazione di un formato nuovo e l'idea è quella appunto di poter permettere alle scuole che sono anche lontane fisicamente dal museo la più ampia e accessibile, facile e completa fruizione di questo patrimonio che è un patrimonio
di tutti. Io penso di aver esaurito il tempo a mia disposizione, forse di aver anche sforato. Ringrazio tutti per l'attenzione e resto a disposizione per eventuali domande. Grazie. Grazie Eva del tuo contributo prezioso e speriamo che le scuole rispondano con entusiasmo alle vostre proposte che sono sicuramente interessanti e anche nuove. Per certi versi, la scuola deve attrezzarsi ormai a lavorare con strumenti telematici, un po' lo faceva prima, ma adesso ovviamente ci siamo tutti un po' costretti con le solite indecisioni della tecnologia, in qualche modo, di cui siamo stati testimoni poco fa. Non tutto ciò che la tecnologia permette poi si può fare nel modo migliore, comunque noi ci stiamo attrezzando. Ringrazio tutti di essere stati presenti e ci sarà una nuova mostra al MAO che si inaugurerà giovedì 15, una grande mostra sulle nuove città cinesi, che è interessante perché è fatta anche dal Politecnico e osserva come le nuove città, non solo cinesi, ma anche quelle europee nel mondo occidentale, si sviluppano a partire dalle idee di gentrificazione, in qualche modo, che stiamo vivendo tutti. E per questo l'Associazione Volontari Mio MAO organizza un nuovo corso per volontari. Lo abbiamo interrotto a febbraio, adesso lo riprendiamo e iniziamo il 22 ottobre per 5 incontri nelle sale del centro di servizi. Qui c'è la locandina, c'è il calendario, il corso racconta cosa vuol dire fare volontariato nei beni culturali, cos'è un volontario nei beni culturali, con delle riflessioni su quello che è il gruppo come elemento fondante del nostro essere volontari. Per iscriversi basta inviare una mail a info@miomaotorino.it e il corso è gratuito. E se doveste ricominciare un parziale lockdown e la mobilità dovesse essere ridotta, lo faremo online, visto che ci stiamo attrezzando. Grazie a tutti e grazie a Feliciano per la regia della serata Prego, e grazie Univoca. grazie, Grazie a buonasera a voi tutti, tutti. buonasera. Grazie, Buonasera. ciao.